Messi, aiuta Messi, gol! Messi, immenso Messi, ancora 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 Messi, gol, 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 Alberto, bravo Charrúa, seguí así siempre. Olele, hola, la será el Barça es al millón calla. Olele, hola, la será el Barça es al millón calla. Olele, hola, la será el Barça es al millón calla. Olele. Olé, olé,
Olele, hola, la sede al Barça es a Mallorca y a Bonania Totom. Buonasera a tutti da Radio Barça Italia su www.radioromafutura.it. Maxi Morgante che vi parla qui dallo studio di radioromafutura.it, alla sede della Pigna Blogger a Roma, Via Nomentana 643. Con me non poteva mancare Alberto El Flaco Polinori. Hola, salve a tutti. Siamo qui con voi in un'altra bella puntata di Radio Barça Italia a RadioRomaFutura.it dopo il buon risultato a Londra e dopo la goliada di ieri al Camp Nou, dove il genio della lampada Messi ha dittato legge. Il genio della lampada Messi ha dittato legge, come direbbe Alberto, e ovviamente andiamo in onda oggi con un titolo Champions e Liga, proprio perché parliamo di tutte e due le partite che sono state giocate, sia quella contro, sia tutte e tre, anzi, perché poi non ci dimentichiamo, Alberto, che domenica scorsa, sabato scorso, non ieri ma quell'altro, il sì. Barça è andato a vincere a casa dell'Eibar, sì. Quindi una partita molto difficile, una partita dove il Barça ha subito, anche una partita dove ci sono voluti gli attributi per portarla a casa, un campo piccolo contro, insomma, una formazione complicata, difficile. Complicata, è uscita a giocare la partita della vita. Esattamente, esattamente, dove appunto poi, insomma, il Barça è riuscito a portare a casa tre punti importanti per la Liga, tre punti che però facevano gioco e morale per quanto riguarda la Champions, perché poi la Champions, come Alberto ci diceva precedentemente, è stata quella che ha dato, come dire, la svolta, la possibilità, la forza, martedì a Stamford Bridge, di riprendere un risultato di una partita difficile dove il catenaccio che stava mettendo in piedi e ha messo in piedi, intanto ha pareggiato la Real Sociedad, Alberto. Sì, sì, controlla, perché appena pareggiato la Real Sociedad 1-1 a Valencia, questo vediamo. È il risultato che ci interessa. Dicevamo, proprio in questa ottica è stato recuperato il risultato difficile su una partita messa in piedi da Antonio Conte su un catenaccio, su proprio il vero e proprio catenaccio, dove però il Chelsea in contropiede sia il primo tempo che il secondo tempo, insomma, si è fatto molto molto pericoloso, e che ovviamente accolpendo due pali con Williams, e poi Williams da fuori area su un errore della difesa, non di De Stegen, che non è andato a pressare bene William in quella fase, insomma, c'è stato appunto il gol, poi pareggiato da Messi, che su un gran passaggio di Don Andrés, su un'azione che molti dicono errore della difesa del Chelsea, ma su una grande pressione, intanto il Valencia si è riportato in vantaggio 2-1. Esattamente, ai 53 minuti il gol della Real Sociedad, gol di Oyarzabal, dice fallo di Murillo, nella uscita del pallone, Oyarzabal li frega il pallone ed è fine. E poi c'è stato il gol di Mina, no? Il 2-1. Sì. Di Santi Mia, per il Valencia. L'altra cosa che stavamo appunto dicendo sulla partita di Stamford Bridge, la questione che appunto poi la pressione che il riesce a fare benissimo il Barça sarà perfetta per arrivare poi alla perdita del pallone da parte del Chelsea, la riconquista di Don Andrés Iniesta, che mette questa palla in mezzo, e Leo buca Courtois, primo gol a Stamford Bridge per il Leo, primo gol del Chelsea nella sua carriera, e quindi il Barça che riesce a pareggiare una partita assai difficile, una partita che
era molto 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 complicata. Stamford Bridge è una uno stadio dove è difficile giocare e contro un Chelsea, il Chelsea di Conte, che si chiude. Sentiremo poi Cesc Fabregas nell'intervista dopo partita dire: se andiamo a fare la stessa partita a Camp Nou ci suicidiamo, dobbiamo attaccare. Era un po' una critica anche probabilmente al proprio allenatore, perché è vero che è stata fatta la partita quasi perfetta difensivamente da parte del Chelsea, però è anche vero che poi se il risultato non viene bene, o comunque anche se fosse stato un 1-0, io credo che il Chelsea abbia bisogno di un altro tipo di allenatore e anche di un altro tipo di gioco, insomma, perché è una grande d'Europa, sono i campioni d'Inghilterra in carica e non possono fare il catenaccio come quello che abbiamo visto. Ora il Barça c'ha il vantaggio che c'ha un gol in trasferta. Un gol, lo dice anche Suarez, un gol in trasferta, lo dice anche l'allenatore Valverde, e questo ovviamente determina che il Chelsea non può andare a fare il catenaccio. Però da Conte possiamo aspettarci tutto. Dovrà coprirsi un po', dovrà lasciare certi spazi per forza. È certo. Ovviamente partita di Londra, io ero presente a quel di Stamford Bridge insieme a molti delle pegne di lingua italiana, con Sergio Leonetti, Pietro Locatelli, Joaquin Canals e nei nostri relativi pegnisti della pegna di Roma, della pegna del Ticino, della pegna Lombarda e della pegna di Genova, perché c'era anche Massimo Lippi ovviamente. E quindi, insomma, è stata un'esperienza, una bella esperienza, che Alberto, con la cena del lunedì sera presso il Bar Co, guarda caso, gioco di parole, Bar Co, che barco. In spagnolo è un barco. Barco. Esatto, però è staccato, per gli inglesi lo vedo come Bar Co, no? Sì. Bar and Company. Bar and Co, sì. Che va ad Embankment sul Tamigi. Lì, insomma, con la presenza del presidente della Confederazione Mondiale delle Pegnes, Anthony Gill, e di José María Barnils, direttivo del Barça e responsabile, uno dei responsabili dell'area sociale, in quella fase, insomma, ben organizzata dalla Pegna Blaugrana di Londra, e facciamo i complimenti a Edouard Manas, il presidente, e poi il giorno dopo alla previa, tutto l'incontro a Piccadilly Circus e poi bello. Al bar dove appunto era prevista anche, insomma, gli incontri, insomma, con Teresa Calveras, la presidente della Pegna di Monaco, con Mick della Pegna Fanatic, del presidente Freire di Belgio, e insomma con veramente con tanti e poi la sera al Stamford Bridge, in questa atmosfera incredibile che dà sempre il football inglese, che dà sempre il Barça, con una grande prestazione anche di noi tifosi, che è rimarcata dai giocatori e dal club e dal mister Valverde. Questa